Nella vita dell'uomo, poche cose sono così importanti come l'acqua, fonte di vita inesauribile. Ma ci sono momenti in cui questo elemento può far crollare montagne, allagare città intere, minacciare e uccidere migliaia di persone. L'acqua proprio ha fatto una strage. Qualcuno diceva: la montagna sta cadendo, viene giù. L'odore della morte si respirava nell'aria. Il territorio italiano è fortemente esposto alle alluvioni, ma negli ultimi 50 anni, quattro eventi memorabili hanno lasciato un segno indelebile nella storia del paese. A Sarno, nel 1998, circa 2 milioni di metri cubi di fango cadono dalla montagna uccidendo 160 persone. Nel 1966, un'ondata di maltempo mette in ginocchio Firenze e Venezia, due delle più belle città del mondo. Il loro ricco patrimonio artistico rischia di essere irreparabilmente danneggiato. Nel luglio 1987, in Valtellina, più di 20.000 persone vivono per un mese con il fiato sospeso, dopo che le piogge intense hanno causato diverse frane. Quattro storie di fenomeni naturali diversi, che però, allo stesso modo, hanno stravolto la vita di migliaia di persone. Per questo le alluvioni mostrano un'altra faccia del nostro paese. Storie di morte e devastazione, ma anche di coraggio e solidarietà. Maggio 1998. Piove da tre giorni nel sud della Campania. Una pioggerellina delicata ma costante. Niente fa presagire che da lì a poco, dalla montagna, scenderà l'inferno. Prima di pranzo, nel comune di Quindici, il sindaco si accorge che il livello dell'acqua dei canali sta salendo rapidamente. Avverte i vigili del fuoco e la popolazione del pericolo di frane. Si è posto un megafono su una macchina e ha avvisato la gente di allontanarsi. Siamo andati al comune, abbiamo avvisato chi di dovere, siamo stati derisi in quel momento perché nessuno ci credeva. Mentre si parlava che non era possibile, non succedeva, è arrivato sta frana. Nelle prime ore del pomeriggio, una valanga si stacca dal Monte Saro e invade il comune di Quindici, distruggendo e trascinando con la sua forza tutto quello che incontra. Sembra che la montagna si stia disintegrando lentamente. Da diversi punti iniziano a staccarsi pezzi di fango. Nel vicino comune di Sarno, la frazione di Episcopio viene colpita da una frana. La potenza mortale del fango fa la sua prima vittima, il piccolo Roberto Serafino, di 10 anni. Ma questo è soltanto l'inizio. A valle, la gente, ignara del dramma, non sa ancora cosa l'attende. Roberto Robustelli è uno studente fuori sede. Quel tragico 5 maggio è tornato a casa per trovare i suoi genitori. Per me era un giorno come tutti quanti gli altri. Quando mi resi conto che, affacciandomi sulla strada, vedevo delle cose strane, macchine che arrivavano a senso contrario, e in gergo qualcuno diceva: la montagna sta cadendo, viene giù. Chiamo mia madre, non riesco a prendere la linea. Dopo svariati tentativi riesco solo a comunicare due cose. Mia mamma dice: scappa, non venire, qua sta accadendo tutto. Non ci ho pensato un attimo. Volevo aiutare i miei genitori a mettersi in salvo. Mi misi a correre verso casa dei miei, verso la montagna. Saltando da una proprietà all'altra arrivai a casa mia. Feci per prendere mio padre e mia zia, percorremmo giusto un minuto di strada, quando sentimmo un rumore. Era un rumore fortissimo, un rumore, un movimento fortissimo, che faceva paura però, faceva molta paura. Alle 8:10, un altro fiume di fango si stacca dalla montagna ad una velocità di 300 metri al minuto. Questa frana inonda e travolge più frazioni di Sarno. Mi girai e non vidi più niente, vedi un'onda di 7-8 metri nera che ci colpì alle spalle, sentì le ultime urla di mio padre che gridava il mio nome e poi il buio totale. Mio padre è stato ritrovato in questo appezzamento di terra vicino a una pianta d'ulivo. Mia zia invece poi è stata trovata
a diverse parti, perché poi sarà spezzata. Però io ho fatto un giro strano, nel senso che ho seguito quello che era il solco del fiume di fango. L'onda mi ha spinto dentro una casa. Sono entrato da una finestra del primo piano, poi mi ha trascinato fuori. Mi ricordo solo che era una scheggia impazzita, che andavo sotto questo fiume, sopra questo fiume. Sembrava come una tavoletta di surf, che vai dentro e vai su. Ero rotto quasi dappertutto. La prima cosa che feci, che mi rimersi di nuovo tutto nel fango, perché volevo far emarginare e essiccare alcune ferite, perché veramente c'avevo il sangue sul viso che non mi faceva più vedere niente. Le autorità di Sarno, nonostante le due precedenti frane, sottovalutano il pericolo e invece di evacuare la zona rassicurano gli abitanti invitandoli a restare in casa. Noi ci sentivamo sicuri perché dicevamo se c'era pericolo avrebbero evacuato l'ospedale. Nell'ospedale di Villa Malta, a pochi metri da dove è arrivata l'ultima frana, vengono ricoverate decine di feriti. Il pronto soccorso diventerà la loro tomba. Queste immagini, riprese dall'emittente locale Telenuova, mostrano gli ultimi minuti di vita dell'ospedale. Poco prima della mezzanotte, la montagna frana di nuovo. Vomita tonnellate di fango, detriti ed alberi. Questa volta la frana è ancora più potente delle precedenti. Questa valanga d'acqua e fango enorme ha battuto tutto ciò che ha trovato davanti, compreso l'ospedale di Villa Malta. Una colata di fango è entrata dalla parte posteriore dell'ospedale, sotto il quale avevano trovato rifugio anche gli abitanti della zona. Questa di Sarno era stata indicata come una delle zone in alto più sicure. Michele Sirica è un infermiere che lavora da anni all'ospedale di Villa Malta. Stavo facendo una medicazione al secondo piano dell'ospedale quando ho sentito due boati. Uno dietro l'altro, di pochi secondi, non abbiamo capito proprio nulla. Tutti urlavano, chiedevano aiuto. Non sapevamo cosa fosse successo. La frana spezza l'ospedale, taglia la luce e sommerge il pronto soccorso. Non si sentiva più niente. Io non ero disposto a morire, né a lasciar morire gli ammalati. Subito ho chiesto ad alcuni di seguirmi verso l'infermeria. Non si vedeva nulla e temevamo di sprofondare ai piani inferiori. Ho messo un tavolo dietro alla porta, pensando che venisse qualche altra frana. Ho fatto una corda unendo delle lenzuola e l'ho legata alla ringhiera. Quello è il balcone dove ho legato le lenzuole e scendevamo sul tettoio. Laggiù c'era l'ambulanza ferma e dal tetto dell'ambulanza scendevamo nel fango al pronto soccorso qua. Era tutto pieno di fango ed era difficilissimo camminare. Era buio e noi non avevamo neanche una torcia. Continuava a piovere e avevamo tanta paura che venisse giù un'altra frana uccidendoci tutti. Per ore e ore abbiamo camminato. Ma all'alba abbiamo sentito un rumore e abbiamo visto una luce. Che era una pala meccanica che stava lavorando. Abbiamo chiesto aiuto, ci ha messo nel braccio della pala meccanica e ci ha portato dall'altro lato. Quella sera l'ospedale era pieno di medici, infermieri e pazienti. Molti restano intrappolati, 20 di loro muoiono. Lavoravo qua. Era una casa, era una famiglia qua. E adesso vedendolo così mi fa male il cuore. Io stavo qua in cucina davanti a questa finestra e a un certo punto ho sentito un boato fortissimo. E mi sono vista venire addosso questa ondata di fango, tant'è vero che ho avuto la netta sensazione di essere travolta. Mio marito si trovava nel cortile al fianco al nostro cortile con i cugini. Io quella sera lo chiamavo e purtroppo a un certo punto ce ne siamo andati perché avevamo paura di restare qua.
e purtroppo è stato abbattuto dalla frana, assieme ai cugini, assieme al nipote. La tragedia è compiuta. 160 morti, famiglie intere scomparse, centinaia di case distrutte. Una città colpita a morte dal fango. I soccorsi tardano ad arrivare e ci si affida al coraggio dei volontari e dei vigili del fuoco. Ma i 2 milioni di metri cubi di fango caduti dalla montagna complicano le operazioni. Con 4-5 metri di fango e acqua il territorio era diventato impraticabile, non si poteva lavorare. Ci sono ancora tanti dispersi da trovare. Tra questi c'è Roberto. Tutti credono che sia morto, invece è intrappolato nel fango. Nel primo giorno il fango era liquido, quindi mi portava giù e io stavo a 5 metri e dovevo muovermi come una gallina per non affondare, no? Poi col passare del tempo il fango si iniziò ad essiccare. Da una parte ero contento perché non andavo più a finire giù, però dall'altra parte stavo male perché mi stringeva dappertutto, le cosce, il petto, non mi faceva respirare. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo a pregare. Quasi senza più speranza, i vigili del fuoco continuano a cercare dispersi. Al terzo giorno scoprono che da una cantina coperta di fango arrivano segnali di vita. È Roberto. Ma non è facile salvarlo. La casa può crollare su di lui. Sto ragazzo, sto vigile del fuoco, mi diede la mano, si accorse che non ce la faceva a tirarmi fuori. E io ebbi paura e non lo volevo lasciare. Mi fermai quando lui mi disse su parole che poi me le porto per tutta la vita. Dissi: non ti preoccupare, se qualcosa vengo giù insieme a te. Roberto è finalmente salvo. Ma la frana ha ucciso molti dei suoi familiari. In quel giorno erano riportati la lista dei dispersi. E mi resi conto che gran parte della mia vita non esisteva più. Io pensavo che Sarno potesse essere d'esempio non solo alla stessa Sarno, no? Ma a tutto il mondo in generale e all'Italia poi in particolare. Poi mi rendo conto che invece le cose così non stanno. Ma come vede il paese, credo non sia imparato niente. Si permette ancora delle costruzioni abusive, quando penso che questo termine nel nostro contesto dovrebbe essere abbattuto. È vero, c'è un dissesto idrogeologico in queste zone, ma è anche vero che questo dissesto idrogeologico potrebbe uscire lavoro per i giovani e potrebbe uscire una cultura della legalità verso la montagna e verso l'ambiente. La frana del 1998 a Sarno ha causato 160 morti e 120 feriti. I suoi 2 milioni di metri cubi di fango hanno fatto danni per 25 milioni di euro. Quella di Sarno è solo la più recente di una serie di alluvioni memorabili. 32 anni prima, nel 1966, una pioggia torrenziale si abbatte sulla Toscana, provocando l'esondazione del fiume Arno. La città di Firenze viene invasa dalle acque. La sera del 3 novembre 66 a Firenze pioveva, si sentiva quest'acqua che veniva giù, che veniva giù. L'intensità della pioggia non ha precedenti, non si vede oltre un metro di distanza. Ogni tanto l'Arno gonfia e fa paura, però nessuno si aspettava che arrivasse proprio così vicino, così minaccioso. Tutti erano tranquilli perché nessuno pensava a quello che sarebbe successo. In Toscana, nella valle dell'Arno, l'acqua del fiume inonda la campagna e la gente, spaventata, cerca di mettersi in salvo. Le cabine dell'energia elettrica saltano e le pompe dell'acquedotto di Villamagna rischiano di essere gravemente danneggiate. Quella sera il giornalista Giuseppe Peruzzi telefona a Carlo Maggiorelli, responsabile dell'acquedotto, per informarsi della situazione. Intuisce il pericolo e lo esorta ad andar via.
scappi perché qui cresce. No, io non posso scappare, come sto andando via, sono il responsabile, no. Ma la furia del fiume non perdona e fa la prima vittima. Questo operaio, io l'ho rivisto il giorno dopo, quando sono andato a prosciugare l'acquedotto, era in un cunicolo ed era morto in questa maniera. Quella notte, mentre la più grande catastrofe della sua storia sta per abbattersi, Firenze dorme. La pioggia non si ferma e i torrenti si riversano sul fiume Arno e lo gonfiano ulteriormente, rendendolo ancora più minaccioso. La paura più grande è che la forza del fiume faccia crollare Ponte Vecchio, uno dei simboli della città. Per il Ponte Vecchio c'erano pericoli, perché qualche mese prima, in un controllo fatto dai sommozzatori, avevano detto che le fondamenta del ponte erano in pericolo. Naturalmente vi immaginate l'angoscia dei fiorentini, tutti alle spallette, a vedere crescere l'Arno. Mentre l'Arno era alto, il ponte vacillava tutta. Invece il Ponte Vecchio ha retto, però purtroppo ha fatto da diga. Il fiume Arno, ingrossato come mai nella sua storia, viene spinto da Ponte Vecchio fuori dai suoi argini e si rovescia nel centro della città. Il livello dell'acqua cresce velocemente, travolgendo tutto quello che incontra. E quindi da questo punto praticamente Firenze è stata piano piano conquistata tutta. Mi sono affacciata alla finestra di cucina e ho visto un fiume nero. Il torrente veniva di laggiù, da quella strada che abbiamo laggiù in fondo, sulla destra. Questo torrente, alto 4 metri, porta di tutto. Macchine, pezzi di case, mobili, di tutto. La situazione è disperata. Il silenzio per le antiche strade è agghiacciante. Ormai la città è in ginocchio. Familiare di una donna che era invalida. L'hanno legata con delle fasce a un'inferriata in maniera che non cadesse e invece fu sommersa perché arrivò quasi al secondo piano l'acqua. Fu una morte atroce anche lei. A mezzogiorno l'acqua raggiunge livelli mai immaginati prima, 5 metri di altezza. L'ondata copre interamente i primi piani delle abitazioni. La gente cerca di fuggire, arrampicandosi sui tetti dei palazzi. Contemporaneamente, nel carcere delle murate, i prigionieri rischiano di morire intrappolati come topi. Molti di loro, impauriti, iniziano a richiamare l'attenzione, battendo contro le porte delle celle. In quel momento non si sapeva cosa poteva succedere praticamente. Il maresciallo del penitenziario, con il buon senso, a un certo punto di sua iniziativa, senza sentire nessuno, aprì le celle per salvare quelle gente lì. Alcuni detenuti ne approfittano per evadere, rischiando la morte. Mentre una decina, invece di scappare, andarono a soccorrere tutta la gente. E in quel momento lì c'era una solidarietà, non c'era più, diciamo, il carcerato e la guardia praticamente. Nel tardo pomeriggio il livello dell'acqua raggiunge il suo culmine, 6 metri. Poi, verso sera, l'Arno rientra nel suo corso originale, veloce e pericoloso come era esondato. Quella notte sono in pochi a dormire. La mattina dopo la visione è apocalittica. Firenze è sepolta da fango, nafta, acqua, cadaveri e carcasse di animali. Era terribile. Gente che piangeva fuori la casa o fuori la bottega. Il centro le ha tutto distrutto. L'acqua lascia dietro di sé montagne di fango. I danni sono devastanti. La serranda del negozio era a posto, però aprendo la serranda si vide quello che c'era dentro. Cioè praticamente in una nottata si era perso tutto il lavoro di 10 anni.
In definitiva non c'era rimasto nulla. La melma sommerge anche i musei e le chiese, lasciando la sua traccia su alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo. Si teme la perdita di un patrimonio culturale di valore inestimabile. Appena successa l'alluvione, il mio primo pensiero è stato di venire a vedere cosa fosse successo al Cristo del Cimabue. Il Cristo del Cimabue è una delle opere d'arte cristiana più importanti al mondo. Setacciai questo fango che era ai piedi del crocifisso per recuperare qualche scheggia, ma fu tutto inutile. L'opera è irreversibilmente danneggiata. Ma l'allarme scatta anche per la Biblioteca Nazionale, dove migliaia di volumi, tra cui preziosi manoscritti, sono coperti di fango. Purtroppo a questo piano, alla prima riga del piano superiore e al sottosuolo, erano conservate delle collezioni preziose e quelle hanno avuto dei danni gravissimi. La melma minaccia di far marcire in pochi giorni la carta e distruggere testi unici al mondo. Bisogna agire il prima possibile. In questa corsa contro il tempo, i primi ad attivarsi sono studenti che da tutte le parti del mondo si mettono in viaggio per Firenze. Nel 1966, Joseph Leo Forte è uno studente americano con la passione per l'arte. Studia all'Accademia di Ginevra, ma la notizia dell'alluvione di Firenze lo colpisce profondamente. Alle notizie dell'alluvione a Firenze ho preso un treno da Ginevra. Fin qua la camminata dalla stazione era piuttosto facile. In questo punto ho cominciato a vedere i veri danni dell'alluvione. E mi sono fermato qua, ovviamente non c'era un'anima, non c'era nessuno. E ho guardato le porte e le due formelle in su e questi in basso erano qua davanti, proprio qui dentro. Io avrei potuto alzarlo e portarlo via con me. E lì veramente, cioè, ho cominciato a piangere fortemente perché queste porte sono il simbolo della città. Con grande spirito di sacrificio, migliaia di giovani si dedicano a recuperare dal fango quadri, libri ed opere d'arte. Contribuiscono in modo decisivo a salvare uno dei più ricchi patrimoni artistici al mondo. Verranno chiamati gli angeli del fango. Nonostante i disagi e il freddo, l'impegno di questi ragazzi è straordinario. In questa atmosfera di unione e di confronto tra studenti di tutto il mondo, si inizia a respirare il clima della contestazione del 68. Quello che mi ricorderò più che altro era la solidarietà fra di noi e il coraggio della gente di Firenze. L'alluvione del 1966 a Firenze ha causato 34 morti. Sulla città si sono riversati 250 milioni di metri cubi d'acqua e 600.000 di fango. Ma quel novembre del 66, l'ondata di maltempo non danneggia solo Firenze. Nelle stesse ore in cui la Toscana è allagata, più a nord, un'altra città d'arte rischia di venire sommersa dal mare e dai fiumi. Venezia. Il 4 novembre 1966, Venezia si sveglia con una brutta sorpresa. Quella che sembrava una normale alta marea continua ad aumentare di livello. Alle 6 del mattino è già ad 1,20 m d'altezza. La parte più bassa dell'isola è quasi sommersa. Si teme il peggio. Ma c'è stata un'esperienza che se preferiria neanche ricordarla solo. Era la fine del mondo.
Tutti pensano che si tratti solo di una burrasca, ma quel giorno Venezia vivrà uno dei peggiori momenti nella sua storia. Le barriere naturali che hanno protetto per anni la città, questa volta si dimostrano una trappola. La laguna è divisa dal mare da un cordone litoraneo con tre bocche di porto. Il sistema delle bocche di porto è congegnato per consentire l'ingresso e l'uscita delle alte maree, a ritmi di 6 ore ciascuno. Quel giorno però lo scirocco crea un'onda fissa davanti alle bocche e forma un muro d'acqua che impedisce il reflusso della marea. Ma allo stesso tempo lascia entrare l'acqua nella laguna. Quindi in pratica non si svuota la laguna e la si riempie di nuovo. Quella mattina il vento di scirocco è molto forte e fa alzare onde altissime che aggrediscono violentemente tutto il cordone litoraneo. Alle 11 del mattino inizia il terrore. Il mare è aumentato drammaticamente di livello. La situazione era talmente brutta che c'era proprio da paura. Pellestrina viene letteralmente assediata dall'acqua. Da una parte le gigantesche onde del mare che hanno rotto gli storici murazzi della Serenissima. Dall'altra la laguna ampiamente ingrossata. Pellestrina era in stato di emergenza perché si pensava che sparisse. Il mare veniva qua sopra le case. Il mare era un vulcano che vomitava onde e sassi. Molte famiglie, atterrite, tentano di scappare. Quel giorno era pericoloso rimanere in isola. Pellestrina deve essere evacuata prima di affondare. Il mare è incontrollabile. Quando siamo venuti da Venezia, io ero il capo convoglio. Il prefetto ha ordinato a tutti noi comandanti delle motonavi della laguna di andare a Pellestrina e cercare di salvare gli abitanti. Qua il mare scavalcava tutto. Il mare veniva tutto. E veniva a bordo. La coperta della motonave era completamente allagata per le onde e il vento aveva danneggiato la nave. Le onde giganti e l'oscurità mi impedivano di attraccare la motonave. Impressionante, tutti erano preoccupati a salvarsi la vita. Sergio Tagliapietra è un olimpionico di canottaggio. Pochi giorni prima dell'alluvione è diventato padre di una bimba. Il mio unico pensiero è che dovevo portare in salvo mia figlia neonata. Nuotando sono entrato in casa. Ho preso la bambina. Qua era la barchetta, sono montato a bordo, sempre tenendo la bambina in braccio solo, una mano remavo e con l'altra tenevo la bambina perché non poteva appoggiarla in nessuna parte perché era piena di acqua, piova, vento. Era una serata, non una notte, una serata che era da bestie. Per potermi salvare dovevo raggiungere la motonave, altrimenti rischiavo di annegare. In quelle condizioni la manovra di attracco per il comandante Busetto è molto complicata. Ero circondato da tutte queste piccole barchette che cercavano di venire a bordo da me, no? Finalmente sono riuscito. Allora qui ho cominciato a imbarcare tutta questa gente e ho imbarcato 600 persone circa. I restanti, invocando soccorso ed aiuto, cercano riparo nelle case a 2 o 3 piani. Buttavano fuori la gente per imbarcarli a bordo dove ero fermo, la buttavano fuori dalle finestre, dai primi piani. Se durava quella mareggiata ancora mezz'ora, Pellestrina sarebbe metà sparita. Mentre Pellestrina affonda, la città di Venezia è isolata ed assediata dall'acqua. L'acqua raggiungeva più o meno questa quota rispetto ad oggi. Non ha funzionato più niente, non hanno funzionato le centraline del telefono, sono state interrotte tutte le comunicazioni telefoniche. Ricordo questa impressione di silenzio, di buio, perché l'energia elettrica era saltata, non c'era più.
Venezia era preparata ad affrontare un innalzamento della marea di massimo 1,5 metri, ma era impensabile che l'acqua raggiungesse i 2 metri. Sostanzialmente ogni cosa è stata travolta da questa inaspettata invasione dell'acqua. Come già era successo a Firenze, la tragedia non risparmia il patrimonio artistico veneziano. Il problema per Venezia si presentava in termini piuttosto tragici, cioè tutto il patrimonio artistico riempiva. Perché? L'umidità scollava le foderature di dipinti su tela. Letteralmente scoppiavano i marmi delle sculture, improvvisamente gli affreschi sparivano. I danni alle opere d'arte sono ingenti. Eppure, quel che sorprende è come abbia fatto una città abituata a convivere con l'acqua a soccombere all'alluvione del 1966. I fondatori di Venezia ignoravano un processo geologico. Dove sorge la città c'è un abbassamento progressivo e costante del livello del suolo di 10 centimetri al secolo. Il che vuol dire che nel primo secolo d.C. il suolo era 2 metri più alto rispetto ad oggi. Mentre il livello del mare si è alzato negli anni. E questi due fenomeni insieme, l'abbassamento da un lato inesorabile del suolo e in periodi lunghi di tipo geologico un eventuale innalzamento delle acque, porta a far sì che questo equilibrio, che è un equilibrio di centimetri, diventi precario fino a diventare insostenibile. E da lì è incominciato questo esodo da Venezia. La gente non si sentiva e non si sente ancora oggi più sicura. I veneziani capiscono che l'equilibrio naturale della laguna si è rotto e si deve agire immediatamente. Da allora sono stati fatti interventi molto importanti come la difesa dei litorali. Si sta lavorando alle bocche di porto per questa chiusura delle dighe mobili. Si è un po' persa comunque, diciamo, la cultura della manutenzione della laguna. L'alluvione del 1966 di Venezia ha causato 4 morti, 3.000 sfollati e danni per 20 milioni di euro. Venezia è riuscita a sopravvivere. Però le alluvioni possono cancellare interi paesi e causare decine di morti, come è accaduto nel 1987 in Valtellina. Luglio 1987. Sembra un normale giorno d'estate in Valtellina. La valle è piena di turisti quando uno dei più gravi temporali che si ricordino mette in ginocchio la zona. Il 18 luglio, sabato, in Valtellina è successo il finimondo. Per più o meno una trentina di giorni c'è stata questa pioggia. Piove da diverse settimane a nord di Sondrio, ma la temperatura è alta. Tanto alta da far sciogliere i ghiacciai in alta quota. La neve sciolta alimenta i torrenti, che già ingigantiti per la pioggia, scendono verso valle. La gente era preoccupata. Il fiume a Sondrio aveva raggiunto dei livelli incredibili, sovvartando addirittura i ponti. La pioggia provoca piccole frane che ostruiscono il defluire dei fiumi con alberi e detriti. L'Adda straripa, ma questo è solo l'inizio della tragedia. C'era veramente il pericolo che la stessa città di Sondrio venisse invasa dalle acque, in un modo catastrofico. Con il passare delle ore, la situazione peggiora. Vengono segnalati danni in tutta la Valtellina. L'acqua spazza via come se fossero di carta, case e autostrade. I ponti crollano perché vengono erosi dalla forza dei corsi d'acqua del fiume. Di conseguenza la Valtellina si trova frammentata in grossi spezzoni.
la gente era disperata, di conseguenza il nostro compito era quello di aiutare sta gente a portare quello che riuscivano a salvare di quel poco che era rimasto. Le persone, per salvarsi, scappano verso la montagna, ma neanche lì sono al sicuro. Il territorio, aggredito dall'acqua, inizia a sgretolarsi. La prima frana mortale si abbatte su Tartano, causa 21 morti. Poco lontano, nella Valpola, un'altra piccola frana, apparentemente innocua, crea una diga naturale che ostruisce il passaggio del fiume Adda, creando così un lago artificiale. Il 20 luglio sembra che il maltempo dia una tregua. Finalmente si può fare il punto della situazione. L'alluvione ha lasciato dietro di sé 24 morti. Case inghiottite dall'acqua, intere zone completamente isolate. E si teme una possibile epidemia dovuta alle carcasse degli animali. La popolazione locale comincia a ricostruire ciò che l'alluvione gli aveva tolto, per cui si comincia banalmente a pulire le case e poi a computare i danni. Gli abitanti della Valtellina si mettono al lavoro, ma su di loro continua a incombere il pericolo di frane. Per individuare i punti a rischio di frane, si organizza una spedizione straordinaria affidata al geologo Gianluigi Traversi e alla guida alpina Adriano Greco. Mentre camminavamo, abbiamo incontrato una guardia del Parco Nazionale dello Stelvio. Era molto scossa. A momenti rimaneva sotto una scarica di sassi. Ora ha detto, andiamo a vedere dove è successa questa cosa qua. Siamo rimasti abbastanza esterrefatti perché abbiamo visto una frattura estremamente grande dove tutti questi massi erano mossi. E questa frattura si vedeva la terra che non era bagnata, vuol dire che era una frattura anche estremamente fresca. Una grossa frattura come quella significa che il terreno è in movimento e che da un momento all'altro potrebbe cedere parte della montagna. Questa scoperta attiva immediatamente l'allarme. Michele Presbitero, il responsabile del centro operativo della protezione civile, ordina l'evacuazione preventiva. E allora furono evacuati tutti, compreso le forze dell'ordine, gli alpini, i vigili del fuoco, carabinieri, abitanti, curiosi. Non ci poteva passare nessuno. La notizia si diffonde rapidamente, creando scene di panico e confusione. L'evacuazione si fa con grossissime difficoltà, visto che tante strade sono ancora interrotte o allagate. Il giorno dopo, in un nuovo sopralluogo, il geologo Traversi scopre che la frattura è aumentata e che la situazione diventa minuto per minuto più preoccupante. Ma la pressione da parte dell'ANAS per ripristinare la strada per Bormio è così forte che un gruppo di operai va a lavorare proprio lì, ai piedi della montagna. Sette operai di ditte edili locali si trovavano quella mattina sul fondovalle perché avevano il compito di ripristinare la viabilità nel tratto di Valtellina interrotto tra Sondolo e Bormio. Ma proprio mentre gli operai sono al lavoro, arriva la frana, uccidendoli. Si piegano i tralicci dell'alta tensione, si sente un forte scatto, un forte, come una specie di scoppio della montagna. E così inizia la caduta di più di 35 milioni di metri cubi di materiale. Come 5 palazzi Pirelli di Milano. Abbiamo sentito un boato fortissimo e ci siamo guardati in faccia chiedendoci cosa fosse accaduto. Subito abbiamo sentito un odore acre fortissimo, proprio un odore di fanghiglia. Io sono uscito qui dalla casa e guardando giù dico, Madonna, non c'è più la montagna. Faceva veramente impressione. Una frana simile di quell'entità io non l'avevo mai vista. La frana cade da un'altezza di 1200 metri
e raggiunge una velocità di 300 km orari, come una macchina di Formula 1. La frana è partita da circa 200-300 metri da sotto quella cresta là. Questa frana enorme è scesa ed è scivolata ed è risalita a 300 metri dal versante opposto della montagna, trasportando giù tutto quel che c'era. La frana ha fatto questo movimento dritto al paese di Sant'Antonio Morignone, ha preso tutta la vallata. E lì Sant'Antonio Morignone è scomparso. La frana raggiunge il fondovalle a grandissima velocità e cade proprio sul lago che si era creato durante l'alluvione. La sua forza è tale da spingere verso l'alta valle fango e detriti, seminando morte e distruzione per 3,5 km. Questa ricaduta ha generato un'onda di fango e di spostamento d'aria che è passata attraverso quella strettoia che vedete nella valle. Quella strettoia ha generato un effetto di accelerazione. Un po' come aver dato un pugno a un tubetto del dentifricio con il tappo aperto che ha sprizzato, diciamo, verso monte. È passato da questa parte a velocità, a grande velocità. Quest'onda di fango ha investito la frazione di Aquilone tagliandola in due. Tante persone erano evacuate e erano state ospitate qua, e chi abitava già in questa località di Aquilone era rimasto ad abitarci. Non era stata evacuata quella frazione, anche perché a 2,5 km dall'asse della frana, in buona fede, visto che l'evacuazione l'ho decisa io, non ero così, non ci avevo pensato. Siamo rimasti tutti esterrefatti, perché comunque, avendo visto il giorno prima due paesini floridi, vedendo più niente, sembrava di vedere un paesaggio lunare, una cosa spaventosa. Dalla nascita, Stefano Confortola abita con la sua famiglia ad Aquilone. Quel giorno la sua casa viene distrutta dalla frana. Il punto esatto era qui. Stavo uscendo di casa quando sentii l'urlo di mio padre. Arriva mio padre e mi dice: scappa, tu che ce la fai. Mi sono messo a correre. A quel punto ho visto bene tutta la valle, già l'ondata di fango scavalcava le case e mi sono solo coperto il volto. L'ondata mi travolse, mi portava dove voleva. In quel momento sentii solo terrore, disperazione. E arrivi ad augurarti che di morire subito, perché è questo che vuoi. Hai paura di soffrire così, quindi ti auguri la morte. Poi riesci magari a capire che ce l'hai fatta e quindi hai quello spirito di volerti tirare fuori. Io ero sommerso completamente dal fango, sono riuscito a liberarmi per poter respirare. La dimensione del disastro lascia tutti atterriti. La Valpola è spezzata, la sua geografia completamente sconvolta. In questo panorama non c'è speranza di trovare superstiti. La morte e l'odore della morte si respirava nell'aria. L'ultima volta che vidi i miei genitori in vita è stata quella mattina di luglio. Mia madre è stata trovata in due pezzi. Mio padre è stato ritrovato sotto il fango oltre un anno dopo l'evento, nel mese di agosto. È molto doloroso non avere un corpo per dare sepoltura a tuo padre. Finché non hanno trovato mio padre, venivo qua anche di notte a cercare, nella speranza di trovare, perché ti riduci in questa condizione. I soccorritori lavorano giorno e notte, con grosse difficoltà e con la paura di nuove frane. Ma il dolore e le preoccupazioni non sono ancora finite. La frana crea un tappo nella valle alto quasi 100 metri. Una vera e propria diga che ostruisce il percorso del fiume Adda. L'acqua del fiume allaga la zona. Per settimane il destino della valle tiene, con il fiato sospeso, tutta l'Italia. Con una tale quantità d'acqua ci sono diversi pericoli. Il primo è il rischio che la diga crolli e che l'acqua del lago travolga tutta la zona.
Il secondo è che ulteriori frane cadano nel lago, generando un effetto Vaillant. Ovvero una frana che precipita all'interno del lago e provoca lo sviluppo di un'onda anomala che può o risalire verso monte, come è successo la mattina del 28 luglio, o svilupparsi anche verso valle, come è successo nel Vaillant. Bisogna disinnescare immediatamente questa bomba ad orologeria. Per prima cosa si deve rallentare la crescita del lago, deviando il corso del fiume Adda. Poi si procederà allo svuotamento del bacino d'acqua. I tecnici stimano che ci vorranno settimane prima che il livello del lago possa diventare pericoloso. Però non avevamo fatto i conti con la natura, perché arrivò un temporale molto forte e dunque il lago si riempì. Verso la fine di agosto il lago cominciò a riempirsi in modo, la portata passò da 3 a 15, a 20, a 25 metri cubi al secondo. Quasi un mese dopo la caduta della grande frana, la situazione peggiora. Il livello dell'acqua si innalza pericolosamente. Si prende una decisione drastica. Bisogna evacuare più di 20.000 persone e si deve procedere urgentemente con la tracimazione preventiva. In questo punto cominciarono a scavare i mezzi meccanici per abbassare la soglia e far tracimare il lago. Domenica 30 agosto 1987 inizia in diretta televisiva nazionale la tracimazione del lago artificiale. L'operazione ha successo. Finisce così l'incubo per la Valtellina. Gli evacuati rientrano nelle proprie case e nei giorni successivi il lago viene totalmente svuotato. L'emergenza della Valtellina lascia dietro di sé la consapevolezza che per salvaguardare vite umane la prevenzione è importante. Bisognerebbe spendere molto di più sulla prevenzione che non sulla protezione. Possiamo essere, diciamo così, tra virgolette, dei duri che non ci facciamo segnare, ma quando ti tocca una cosa del genere la tua vita cambia e spereresti soprattutto per gli altri che non abbiano a provare quello che hai provato tu. Il disastro del 1987 in Valtellina ha causato 53 morti, provocando oltre 2 milioni di euro di danni. Frane ed alluvioni seminano morte e distruzione. La speranza è che simili disastri non debbano più ripetersi. Ma la realtà sembra più allarmante. Il 70% dei comuni del nostro paese rischia di essere sommerso dai fiumi o travolto dalle frane. Un italiano su 10 è in potenziale pericolo. In questo quadro, prevenzione e rispetto della natura sono fondamentali perché non accadano più tragedie come queste.